fine spiegamelo ancora una volta, perché non è che abbia capito proprio bene bene. Ancora, l'allegato 23, rilasciato con il DPCM dal governo, indica quali sono gli esercizi commerciali essenziali che possono rimanere aperti. E i negozi di pesca sono ritenuti essenziali? L'allegato 23 dice che possono rimanere aperti negozi sportivi, come i negozi di bicicletta, e di accessori per il tempo libero. Ma adesso, parliamoci un attimo seriamente. Io e te siamo davvero essenziali? E che te devo dire? A quanto pare... No, perché allora non si spiega come mai l'altra volta eravamo ritenuti non essenziali e siamo rimasti chiusi qua 3 mesi a preparare i pacchettini di quelli che ordinavano sul sito. Ma in realtà credo che il tutto giri intorno al fatto che per questa volta hanno lasciato aperto la possibilità di andare a praticare attività fisica individuale all'aperto. Ah, allora si può andare a pescare! Forse! Ma che vuol dire sì? No, forse! O è sì o è no! Non si è capito troppo bene da quello che c'è scritto. Come no, scusa! Aspetta, c'è scritto che si può praticare attività fisica all'aperto? Sì! La pesca è un'attività fisica che si svolge all'aperto? Ancora sì! E allora si può pescare? Ni! Non è chiaro se ti puoi spostare, se puoi prendere la macchina per raggiungere il luogo di pesca anche fuori dal tuo comune. Ma noi che ce frega, abbiamo il lago che se tira un po' di vento più forte ci bagna le vetrine del negozio. Eh sì, e c'è ragione, sì. Muoviti che prendo le canne. E questo? Scusa, ne? Ma ti pare questa l'ora di arrivare al lavoro? Volevo andare a fare 2 lanci a pesca. Dai, su con il morale, stiamo andando anche noi, dai che andiamo a prendere la barca e usciamo sul lago. No, a quanto pare non se può. Come non se può? Attività fisica, all'aperto, pesca, attività sportiva? La regione Lombardia ha rilasciato un documento dove dice che la pesca è sospesa fino a maggiori chiarimenti che dovranno arrivare da Roma. Quindi siamo chiusi in negozio, di nuovo. Io un altro lockdown chiuso qui dentro con voi due a lavorare non ci sto. Adesso prendo il fucile e vado giù in regione a farmi sentire, eh? Ma lascia stare, va, che ha sospeso pure la caccia. Vabbè, ma quindi? Tiriamo giù la Claire? A sto punto mi sa che non è che siamo proprio così essenziali. Chiudi tutto, va, che io intanto vado sul sito a rimettere la spedizione gratuita per tutti gli ordini sopra i 30 euro. No, a quanto pare questa volta dobbiamo rimanere pure aperti. E che siamo aperti a fare se la gente non può venire in negozio e non può neanche andare a pescare? La gente può venire in negozio e con l'autocertificazione compilata può venire a comprare. Ah, e mo chi glielo spiega ai pescatori che con l'autocertificazione possono venire in negozio? Ma che vuoi spiegare e spiegare? Cosa ci vengono a fare in negozio se poi tanto non possono andare a pescare? Cosa fanno? Comprano le swim bait da attaccare all'albero di Natale? Il Natale. Chissà sto giro se ci arriviamo al panettone. Esatto, come avete potuto capire, a quanto pare i negozi di pesca sportiva sono aperti. E voi potete venirci in realtà facendo l'autocertificazione, so che è una palla, però se doveste aver bisogno potete andare nei negozi di pesca sportiva. Poi, altra cosa, si può andare a pescare? Allora, anche ieri sera hanno fatto una diretta in FIPSAS e hanno spiegato che da quello che c'è scritto effettivamente pare che si può andare a pescare perché... La pesca sportiva è un'attività individuale all'aperto. Si è già mossa in contropiede, diciamo in anticipo, facendo questo documento dove dice che per ora caccia e pesca sono sospese fino a che non arrivano dei chiarimenti da parte del governo, da Roma. E probabilmente anche le altre regioni rosse a breve si adegueranno a questo tipo, a questa cosa. Per quanto riguarda le regioni gialle e le regioni arancioni, invece, pare che la pesca sportiva continui ad essere praticabile. Ovviamente però dovete stare attenti perché non potete essere fuori casa, essere in giro tra le 10 di sera e le 5 del mattino, quindi occhio alla pesca notturna se andate a pescare ad esempio al mare o se fate car fishing. Per il resto, da quello che dice il documento, si può andare a pescare. Ovviamente escluso la Lombardia e mi sento quasi di dire anche le altre zone rosse, comunque dateci un occhio, state attenti. Come per l'altra volta, ovviamente state molto attenti quando andate a pescare perché, come ma sicuramente l'avrete visto anche voi, gli ospedali sono pieni zeppi così, c'è la fila delle ambulanze, per cui
molto attenti, soprattutto se andate a pescare in posti, adesso fortunatamente o sfortunatamente la pesca in montagna è praticamente chiusa, però appunto state attenti che anche solo una distorsione, una stupidata, farsi male con una stupidata che però magari richiede di dover andare in ospedale potrebbe essere un problema, per cui fa balare, come si dice qui in Lombardia. Niente, a quanto pare il negozio è aperto, ieri ho fatto uno strabiliante incasso di 70 euro e che continuerò a stare aperto probabilmente con orari regolari, anche se in realtà adesso voglio vedere come girano i primi giorni, poi probabilmente passerò ad un orario ridotto perché ha veramente poco senso stare qui in negozio se la gente non viene, non sa che può venire o comunque venire è poco agevole, soprattutto cosa ci viene a fare la gente in negozio se tanto non può andare a pescare. Proprio per questo motivo, come ho anticipato prima nella scenetta, ho riattivato la promozione della spedizione gratuita sopra i 30 euro. I corrieri per ora stanno funzionando regolarmente, sono alcune province che si stanno bloccando, però io fortunatamente usando due corrieri GLS ed SDA riesco più o meno a giostrare le spedizioni, per ora riesco ancora a giostrare le spedizioni in modo da poter servire ancora a tutte le province. Purtroppo non sono sicuro di potervi garantire in queste settimane la spedizione veloce, quella con la consegna in 24-48 ore, per cui vi beccate la spedizione gratuita sopra i 30 euro, se vi dice bene sarà una spedizione veloce, arriverà subito, se vi dice male dovrete aspettare magari quell'uno o due giorni in più. Mi dispiace, ma ovviamente come potete capire non è una cosa che dipende da me e probabilmente se il lockdown prosegue cominceremo a risentirne molto di più. Che dire, spero che questo video fuori programma vi sia piaciuto. Io adesso vado a preparare gli ordini del sito internet che qualcuno è già arrivato e niente, prossimamente con nuovi aggiornamenti vado da quegli altri due prima che mi disfano il negozio. Ciao!